Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come Alfonso Signorini ama stupire. Quante volte alcune sue scelte hanno destato perplessità ed invece poi si sono rivelate genialmente vincenti. Come il nome che è apparso in queste ore. Di chi si tratta? Stupire. Questa la parola d'ordine di Alfonso Signorini. E quasi sempre ci riesce. Ha quel talento tutto suo di riuscire a trovare alcuni personaggi in grado di indirizzare il suo reality dove lui ama di più che vada. Personaggi in grado di incuriosire fino a trasformare la normale curiosità in una morbosa voglia di conoscere tutto di tutti. Al momento di nomi se ne sono fatti molti, ma di conferme ne sono giunte pochissime. Ma dopo i risultati straordinari in termini di ascolti ed interesse mediatico della passata stagione, il conduttore, e mente, del reality di Canale 5 non vuole assolutamente farsi prendere dalla foga di svelare precipitosamente dei nomi di cui potrebbe presto pentirsi. Per cui la scelta deve essere oculata. E sembra che il nome apparso in queste ultime ore sia frutto di un astuto disegno. Alfonso Signorini e di tanti no ricevuti, qualcuno inizia un po' a preoccuparsi. Passano i giorni e riguardo i nomi ufficiali per la nuova edizione del Grande Fratello VIP ancora non si sa nulla o quasi. La sola certezza sembra essere quella riguardante la presenza della rapper Chadia Rodriguez, per il resto soltanto una lunga lista di risposte negative, a cominciare da quella più dolorosa, riguardante Rita Dalla Chiesa. Ma non faranno parte dell'edizione numero 7 nemmeno Max Felicitas, Federico Fashion Style, Gwendalina Canessa, Leonardo Tumiotto e Fiordaliso, come ci fa sapere GossipTV.com. Nella politica dei piccoli, ma ponderati passi di Alfonso Signorini ecco però il classico nome in grado di suscitare grande interesse e, allo stesso tempo, anche una buona dose di curiosità. Chi ha in mente il conduttore milanese? Un'altra Lamborghini. Il nome è comune, ma il cognome è decisamente importante, Lamborghini. E, infatti nella famiglia Lamborghini che Alfonso Signorini intende andare a pescare. Ma non si tratta di Elettra, bensì di sua sorella Ginevra. Al momento non ci sarebbero conferme ufficiali, certo è che se davvero Ginevra Lamborghini dovesse entrare nella casa, ecco che chiacchiere e polemiche entrerebbero con lei dalla mitica porta rossa. Non è infatti un mistero per nessuno che Ginevra Lamborghini non vada d'accordo con il resto della sua famiglia e, principalmente, proprio con sua sorella Elettra. Ha fatto scalpore infatti la sua assenza durante il matrimonio della sorella con il DJ Afrojack, che si è celebrato nel mese di settembre 2021. Non è la prima volta però che il nome di Ginevra Lamborghini viene accostato al Grande Fratello VIP. Infatti già nel 2020 l'ereditiera era stata contattata da Alfonso Signorini, ma l'accordo è saltato per via di alcune condizioni poste proprio dalla giovane, prima fra tutte quella che pretendeva che durante il reality non si parlasse di Elettra e della sua famiglia. Alfonso Signorini ricerca personaggi in grado di incuriosire fino a trasformare la curiosità in una morbosa voglia di conoscere tutto di tutti. E Ginevra Lamborghini, in questo senso, sarebbe il top. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.